10 giochi per la giornata numero 10 di campionato, compresa qualche contaminazione di Eurolega. Cominciamo dal cross di Jamel Thomas, raccolto da Alessandro Cittadini. Alley hoop! Thomas Cittadini! Giù il cappello per tutti! Una giornata non propriamente memorabile, quella di Maurice Carter contro Milano, anche per questo souvenir di James Singleton. Backdoor di Carter che va in arresto e prende una veloce da James Singleton. Numero 8, un saggio dello spaventoso talento di Mahmoud Abdul-Rauf. Questo era Berti su Rauf, lo lascia per strada, bellissimo. Meravigliosa partenza di Abdul Rauf. Eleganza pura. Ancora lui, doppia finta, che canestro! Mamma mia ragazzi! Un salto in Eurolega, la magica, elettrizzante follia della Scavolini, ben rappresentata dal suo mago più folle, Marco Milic. A rimbalzo, poi attacca Pellè, fa inventarsi un canestro fantastico! Marco Milic, più 7 Pesaro! Beh, promettimi una cosa, Jerry, questo va negli highlight di quello che vuoi tu, Euroligo, quello che è. La SIC cade a Reggio Emilia nonostante la grande voglia di Cori Violet. Rombaldoni alza e dall'altra parte dell'arcobaleno c'è Cori Violet. È davvero l'anima della lottomatica, a volte però non basta neanche lui. Ugo Sconocchini ci porta a scuola di backdoor. Backdoor di Sconocchini che arriva al capolinea e schiaccia. Che palla di Carri, che esplosione di Ugo Sconocchini. Il basket champagne della Clima Mio irrompe in Eurolega. Milos Vujanic per Marco Belinelli. No look per Belinelli. Firmato Milos Vujanic, che pallacanestro. Parla argentino la nuova Varese, la lingua anche di Daniel Farabeio, doppio ispiratore per Norman Nolan e Alain Digbe. Scarico dietro la schiena per The Storm. Attenzione! Air France! Contro la Viola, il miglior Kjačić dell'anno. Merito anche di Vrbica Stefanov. Lo scarico per Ghiaccione, un'altra schiacciata. Il numero uno di oggi però arriva da Tel Aviv. Messi o Baston, vola sopra le speranze di Siena. Bernstein dall'altra parte, può attaccare Vanderpool, trova Baston! Trova Baston! Che schiaccia! Cosa hanno visto le mie fosche pupille? La linea verde di Biella nei 10 giochi dell'11ª giornata, la stoppata di Cusin, poi Simeoli ne mette 3. Grandissimo gesto atletico di Marco Cusin che ha stoppato Roberto Kjačić. Vittoria che vale doppio, quella dell'Air. Sulla B-Pop il timbro anche di Chris Messi. Harry Middleton ferma il pallone, deve cederlo a Chris Messi e va ad inchiodare. Schiacciata poderosa. Massimo Bulleri è sempre stato così, anche quando c'era Edley. Il canestro che decide la partita di solito Bulleri, se lo prende lui. Bulleri, fino in fondo Bulleri, il canestro di Massimo Bulleri. Magia!
prima gita in Eurolega. Il Maccabi se la cava a Villeurbanne grazie soprattutto ad un super Anthony Parker. Vince di squadra il Montepaschi a Biella. Myers recupera e Venterpool in vetta per Michalis Kakiusis. Scarica, bellissima l'azione da parte dei campioni. Abitué di questa classifica nel Festival delle Schiacciate del Palalido, James Singleton da Jerry McCallow. E poi Jerry McCallow ancora a lavorare con questo possesso, alza per Singleton, le schiacciate al Palalido come le ciliegie, una tirata. Ripeti è diventato quasi un play ragionatore, quasi appunto. Gianmarco Pozzecco nasconde la palla a tutto il Paladozza. Prova a inventare qualcosa, gran palla per Norbeck. Gianmarco Pozzecco, la sua firma su questa partita. Mai dare la palla a un lungo in contropiede lontano dal canestro? Non ditelo ad Andre Brown. Norgard, Brown, tiene bene il piede perno, Andre Brown, sesto punto. Vince con i rimbalzi d'attacco la Benetton su Cantù, così spesso li prende Marcus Gori. Il rimbalzo Gori, Marcus Gori. La numero uno di questa settimana arriva dal nulla. Martin Rancic si materializza e zittisce la Plaza del Toros di Madrid. Semplice per Miso che tiene vivo il pallone, gran palla di Miso! E poi Rancic dal nulla a spedire il pallone in tribuna. Martin Rancic che stoppata. Lega il campionato, a cominciare da Anno Möttöla che decide così il derby di Jesi. Cadono i 24 e Möttöla mette dentro un tiro da tre di tabellone. Non crediamo ai nostri occhi. Sasha Osbol giovedì scorso a Lubiana, così come Bob McAdoo 15 anni fa a Livorno, di tuffo in tuffo anche per Franco Casalini, un tuffo nel passato. Con Osbol, con un tuffo che ti ricorderà sicuramente qualcosa. Sasha Osbol, chi è che ti ricorda? Eh sì, mi ricorda qualcosa di piuttosto pregnante della mia carriera. Nel big match di Siena, lo sparipante inizio di Bologna, firmato anche Martin Rancic. Douglas, gran palla per la schiacciata di Martin Rancic. Mamma mia la fortitudo. Nella vittoria della Snyder su Biella, il miglior Dan Langhi della stagione. Mamma mia, Langhi. Mamma, mamma, mamma. Quattordici vittorie consecutive per la Fortitudo, firmate anche Pozzecco e Matias Modic. Pozzecco inventa per Matias Modic, sopra Costa Perovic. Mentre il Maccabi passeggia sulla Scavolini, Messi o Beston ci vola letteralmente sopra. Ok, 10 giochi di overtime, ci siamo.
Risorge Varese contro i fantasmi di Roseto. Prima Dick Bue cancella, poi Daniel Farabeio crea per Marco Allegretti. Gradino più basso del podio per la solita strana coppia di Milano, Daniele Cavaliero per James Singleton. Parla anche francese il nuovo Real Madrid, il francese di Michael Gelabal. Fantastico, nonostante il sonno della regia spagnola. Siena, uno spettacolo nello spettacolo. La prestazione di David Van Der Poel. Poi Cacchiusi, splendido per Van Der Poel! Che ci mette parecchia mostarda sopra! Giochi dedicati all'All-Star Game cominciano con un omaggio alla carriera. Il terzo, il quarto e il quinto carrello ci spiegano bene chi era Antonello Riva. Adesso a 5-6 in fila qui Paola, il grande Riva non sbaglia più. Un contropiede tira l'altro, Preston Schampert perde un giro. Aveva corso Preston Schampert e di Cherry Pick va con la schiacciata. Queste sono le partite del Poz. Gianmarco Pozzecco, prima comparsata, ringrazia Luca Garri. Poz ha fatto uno no look pass, come dicono. Non solo da tre, Giacomo Galanda ha segnato l'All-Star Game anche con la sua solita sapienza cestistica. E va da Galanda, il post basso di Galanda contro Austin, fa fatica contro il Biellese, ma poi trova meravigliosamente Mancinelli. Non poteva mancare alla partita delle stelle in questa classifica James Singleton, Damien Daukas, Žukauskas. Squadra degli All-Stars con Singleton che è dall'altra parte dell'arcobaleno. A proposito di uno piuttosto adatto per queste partite, Marcus Gori con la mano sinistra. E va in cielo, anzi di più. Al numero 4, una delle azioni che hanno deciso la partita. Pozzecco di tocco per Stefano Mancinelli. Si trova di tocco Mancinelli, Gianmarco Pozzecco. Straordinaria giocata. Al numero 3, l'azione che ha deciso la partita. Dai e vai, fra Galanda e il solito Mancinelli. Finalmente trovando qualcuno da Atacalanda, passaggio, dai e vai, passaggio ritorno, canestro.
prima era arrivato questo saltino di James Singleton, capace di schiacciare anche senza la layup. -7 per la squadra italiana, ma c'è James Singleton che ha deciso di onorare non soltanto con la sua presenza, ma con i suoi fiumi di talento la partita. A proposito di alley-oop, che ne dite di questa cosina sul solito asse Pozzecco-Mancinelli? Pozzecco l'ha riconosciuto, Mancinelli che è un grandissimo saltatore, ha fatto anche lui una roba alla Singleton. Torniamo in Eurolega con il solito elicottero. Nel cielo di Tel Aviv c'è sempre Messi o Beston. Com'erano dolci i tempi di Cantù per Jerry McCallum. Almeno Bootsy Thornton giocava con lui. Che ruba Jerry McCallum. McCallum non tiene conto di Thornton, eppure lo conosce piuttosto bene. Con un ginocchio solo ha fatto cose incredibili. Alla Snyder però non è bastato nemmeno il grande cuore di Marquise Estill. Marquise Estill con la gran schiacciata, ma il fischio di Nardecchia va a punire Dan Lenghi. Vediamo la decisione di Nardecchia, il canestro è valido comunque. Torniamo a Siena, c'è stato un solo momento in cui Milano sembrava poter rientrare. Verbizza Stefanov lo ha stoppato così. Poi il passaggio è fuori ancora per Stefanov, 3 secondi, 2 secondi, deve inventarsi un tiro, è un pazzesco canestro da 3. Il numero 1 questa volta arriva dall'Eurolega, dal Real Madrid, Pat Burke. Anche i tir, se si appoggiano sugli altri, possono volare. Sbaglia Reyes, poi Burke, altissimo. I 10 giochi delle vacanze di Natale cominciano con la prima partita dell'anno. Nel derby a Napoli non è bastato neanche il grande cuore di Valerio Spinelli. 24! Incredibile! Pavellata da 3 di Capodanno! Comincia bene l'anno nuovo di Siena, quando vuole il miglior contropiede d'Italia. Carlton Myers fa viaggiare la palla per Thornton, Van der Poel usa il ferro. Che contropiede Siena! Crossover e canestro devastante. Maurice Carter sfrutta le amnesie difensive di Reggio Calabria. Aspetta il blocco di Van de Spiegel, poi va via con una grande azione personale. L'impresa delle vacanze però è stata quella di Livorno. Sulla vittoria nel derby, la mano di Drew Nicholas e Preston Schampert. Palla presa di Schampert, contropiede di Livorno con il duo Nicholas Schampert. Nella sua Lubiana, forse la sua miglior prestazione stagionale, Marco Milic vola a rimbalzo. Smith si arresta contro ancora l'aiuto di Drobniak. Marco Milic timbra i ferri della sua ala Tivoli. A proposito dei rimbalzi d'attacco, torniamo all'ultima giornata del 2004. Marcus Gori ha una mano. Altro rimbalzo d'attacco e poi punto esclamativo. Mostarda e tutto il resto per la gioia di Lunga. Marcus Gori. Ancora Roma nella sofferta vittoria su Reggio Calabria. Alessandro Tonolli mette a sedere Casey Shaw e poi prende il volo.
nella Milano capoclassifica il prezioso lavoro, non solo oscuro, di Super Mario Gigena. Recupero perfezionato da Mordente, inseguito da Gigena, che lo stoppa e il recupero! Cippo e assist di Shonta Rogers, al resto ci hanno pensato le ali di Michel Morandet. Rogers che si infila nelle mani del centro e poi da un pallone stupendo per Morandet che va a schiacciare infiammando il Palaorego. Per il numero 1 torniamo a prima di Natale, una rimessa con 4 secondi per chiudere l'azione, scegliete l'opzione Mancinelli. La rimessa la fa Pozzecco, poi ci sarà un'opzione per Mancinelli, un'opzione per Basile e l'ultima per Schmodis. La prima è quella buona per Mancinelli. 10 giochi dalla 17esima giornata con le solite intrusioni di Eurolega. Prima delle buone notizie da Siena, Sani Becirovic ha chiuso così la sfida spareggio contro Pesaro. Sani da metà campo, la mette da metà campo Becirovic. A proposito di tiro allo scadere, due vittorie sul filo di lana in Eurolega. Julius Nvozo fa vincere il polso Lulker. Jesús Lázaro regala a Malaga il derby contro il Tau. Nella bebop dei miracoli, il cervello di Kiwin Harris, il talento di Angelo Gigli. Ora Gigli trova un grande canestro. Al numero 7, la linea di fondo, secondo Sean Stonerook. Va fino in fondo dal quarto piano, Sean Stonerook. Mamma mia. Ancora Eurolega, questi sono i primi 4 canestri del Maccabi al Palasclavo. Beston e Parker mettono subito le cose in chiaro. Dopo ancora una sconfitta in casa per Siena, le basi le mette Jerome Allen mandando tutti all'overtime. Allen da 3, segna Allen, pareggio. Dai e vai con Charlie Smith, Marco Milic vola anche sopra Masnago. Milic va a inchiodare, uno schiaccione paura. Per Teramo contro Cantù, un'altra impresa, firmata ancora da Tyson Wheeler e Jamel Thomas. Halley, Hulk, Wheeler, Thomas, più 6 navigo.it. Nella Snyder decimata c'è chi prova a far la voce grossa. Dan Levy cancella Joseph Blair. Passato dentro a Joseph Blair, concesso con un po' troppa pigrizia. Per la verità, dalla Snyder non è pigro Dan Levy. Il primo posto è per chi prova ad andare oltre il dolore fisico. Cookie Belcher con una gamba sola. L'uscita di Belcher, molto buono il lavoro di Basile, allora andata la palla per...
i 10 giochi della prima di ritorno con le solite intrusioni d'Eurolega. Cominciamo con il rimbalzo d'attacco, secondo Aloisius Anagonie. Schampert, sbaglia Schampert, ecco. E grande rimbalzo, spettacolo davvero grandioso di Anagonie. Andiamo all'Eurolega, gli Skyliners sbancano Poe con Bert Cruel e Chris Williams. Prima della beffa finale, tanto Angelo Gigli a Roseto, ispiratore con un braccio solo, Kiwain Garris. Ha una mano per Gigli che palla e la schiacciata di Angelo Gigli. Mamma mia, che Kiwain Garris. Ancora Eurolega, il contropiede del Real Madrid funziona, soprattutto se a rimorchio c'è Mikael Gelabal. Contro le Studiantes, una prima svolta per Bologna arriva alla fine del terzo quarto, con questo miracolo di Martin Rancic. Rancic da metà campo prende il tiro e con l'aiuto della tabella lo segna. Canestro pazzesco di Martin Rancic. Fino a 4 secondi dalla fine ne eravamo certi. Andre Brown è uno a cui piace schiacciare e gli piace tanto. La palla per Nicola Batte, ne prova a correre Brown! Vola a inchiodare la schiacciata che fa saltare in piedi tutti, ma davvero tutti, alla pala Maggetti. Numero 4 torna all'abitué di questa classifica. Jim Singleton si presenta a Marcos Casini. Grande stoppata di Singleton. Torna a vincere la Scavolini contro la Livorno di De Raffaele. Vince con il miglior rest di sempre, anche in contropiede. Poi Rannicco. Questo è bellissimo! Quando lui decide di fare canestro, non ce n'è per nessuno. Mathias Smodis sopra Michel Morandé. Basile per Smodis che questa volta mette dentro al canestro la palla e Morandé, tutto in un pacchetto unico. Per il numero uno non si poteva che tornare a Roseto. I quattro lunghissimi ultimi secondi del Palamaggetti. Incredibile, sbaglia, si alza Woodward e segna Woodward, il più incredibile dei finali. I 10 giochi della seconda di ritorno con qualche viaggio in Eurolega, a cominciare dall'Astrobal di Villeurbanne. Bishock guarda, Nikos Zissis zittisce tutti da metà campo. Torniamo in Italia, a casa della prima in classifica, nel finale contro Biella, il timbro di Marcus Gori. Gori ci ripensa, Gori va dentro per schiacciare, Gori, questa è la soluzione più interessante. Continua.
continua il volo canturino sul nostro campionato. Rimbalzo e contropiede firmati Michel Morandé e Sean Stonerook. Contropiede per Stonerook, buonissimo il passaggio di Morandé e poi Stonerook va a schiacciare. Nel girone della Clima Mio continua a sentirsi il fiato del Real Madrid di Luis Bullock e Antonio Bueno. Contro una grande Ayr, questa volta non è bastato nemmeno lui. James Singleton a rimbalzo d'attacco. Blair sbaglia ancora, ma Singleton mangia in testa Massie Williams. Gran schiacciata. Forse ci si aspettava un po' di più da lui, ma il talento non manca di certo. Sergio Rodriguez per Ruben Garcés. Ormai due abitué di questa classifica, Dwayne Woodward e Andre Brown, le due anime di Roseto. C'è un altro servizio di Woodward per Brown che veramente sale almeno un metro sopra il canestro. Nel CSKA che non perde mai c'è anche lui, Sergei Monia, da fermo contro i due lituani dell'Ülker. Nella nuova vincente viola, il contributo di uno dei pochi della vecchia guardia, Lavell Blanchard, chiude il contropiede. E poi manda a schiacciare Lavell Blanchard! L'impresa della giornata, però, porta la firma di Livorno. Contro questa Anagonia non ce n'è per nessuno. E palla recuperata da Livorno con lo stesso Schampert, possibilità di servire porta e porta va a servire per il pubblico più che per Aloysius Anagonie. Dieci giochi della ventunesima di Serie A con un po' di Eurolega. Cominciamo da Napoli, da Jeff Trepegner, da una parte e dall'altra del campo. L'intenzione di Bolzonella, poi salva, la palla incredibile, è già dall'altra parte per volare, appoggiare il canestro. Jeff Trepegner in difesa e in attacco entusiasmante. Gli 11.005 del forum hanno visto, fra le altre cose, anche il miglior Bagaric della stagione. Bagaric dice assolutamente non se ne parla, ma poi il salvataggio finisce nelle mani di Calabria. Blair ancora contro Bagaric, fischio arbitrale, fallo in attacco. Il solito oggetto volante ben identificato vola sulla Brianza. Michel Morandé questa volta non è bastato a Cantù. Guarda qui! Numero di Morandé che infiamma il pala Oregon. Primo viaggio in Eurolega. Lo Žalgiris passa a Siena grazie anche alle gambe di Darius Šalenga. Linea di fondo e piazza la schiacciata. La Sedima ha trovato l'ennesimo nuovo leader stagionale, Ansu Cizay. Cizay ancora, lì, divertimento allo stato
puro. L'impresa della SIC porta la firma anche di un argento olimpico. Rodolfo Rombaldoni cancella Stefanov. Stefanov, la stoppata di Rombaldoni, che forse vedremo nella top 10 di Sky. Torniamo in Eurolega per vedere come Marcus Gori ha chiuso la galoppata trevigiana contro il Po. Marcus Gori ci regala anche questa. Bigal questa volta non è bastato, ma a Roseto, a Luisi Suanagoni, aveva cominciato così, stoppate, schiacciate in contropiede. Non c'è Bulleri? Nessun problema, la Benetton la prende per mano, Paci Morlan! Il primo errore di Blutenthal arriva dal cielo, veramente Morland. Dei 28 segnati a Cantù, due sono stati davvero d'autore. Lavor Postel fa sognare la nuova Scavolini. Poi è Penn, contropiede, 3 contro 2, alza la palla, Penn per Postel, altro numero. I 10 giochi della Coppa Italia cominciano all'insegna della sportività. Marco Tuscek, un esempio per tutti, soprattutto se sei avanti di uno un minuto dalla fine. Il tentativo di Pešić di chiedere l'instant replay è stato frustrato e questo è veramente un gesto bellissimo da Marco Tuscek, che ha detto: la palla l'ho toccata io per ultimo, possiamo continuare a giocare. Due tecnici, problemi di falli, ma anche tanta sostanza. Andrà Michelori con un canestro impossibile. Michelori con un numero fantastico. Prima dell'incredibile finale, la Clima Milano ha superato la Lottomatica così. Stefano Mancinelli spacca in due la difesa romana. Corre Pozzecco, che viene fatto frenare per un attimo da Bartos, scaccia per terra per Mancinelli che vola e inchioda la schiacciata dell'esuberanza. Fantastica la V-pop a Forlì, fantastico lui, Marco Mordente, l'anima e il cuore di Reggio Emilia. Ruba un'altra palla, salta Soragna, aggredisce il canestro e va a schiacciare, chiede aiuto al pubblico, Marco Mordente. Con una gamba sola fa la giocata decisiva. Ugo Scolocchini, con l'unico canestro dal campo della partita, chiude i conti contro la Fortitudo. In un singolo possesso contro Bojanic, che attacca dal palleggio e perde la palla, gliela ruba Scolocchini, va in fondo e segna anche se non dovrebbe, dalla possibilità del tiro da tre a Basile. Basile solo il tabellone, è finita, è finita. Nonostante gli adduttori in fiamme e l'MVP in pectore della Final Eight, Marcus Gori immarcabile a Forlì. Che partita per Gori, 9 punti e questa devastante schiacciata da top 10. Senza Kaukenas, Cantù ha fatto il possibile, a volte anche di più. Sean Storrup da Brett Plisa. Sean Storrup, pochi canestri oggi, ma tutti carini, diciamo così. Finché ha avuto gambe, ha dominato al Palafiera. Semmai sta 3, spegne l'incredibile rimonta romana.
attacca dal palleggio, Garris riapre per Heinz, piazzato da tre a bersaglio, Sam Heinz. Ancora fatica ad incidere, ma in continua crescita. Dalibor Bagaric prende la linea di fondo. Monumentale movimento di Dalibor Bagaric. Chiude con la schiacciata di rovescio. Il numero uno è per il miglior schiacciatore del campionato, Paul McPherson, da Marcelo Damião. Qui però si rimette a posto Paul McPherson, che manda a bersaglio la gran schiacciata.